situazione inizia nell'ambito di un normale conflitto. Nel tentativo di fermare l'avanzata della NATO, la Russia lancia una testata nucleare di avvertimento. Le forze NATO rispondono. Guardate bene, guardate cosa succede. E a questo punto la Russia lancia 300 testate nucleari per via aerei e missili. La NATO risponde con 180 testate nucleari sganciate dagli aerei. Le vittime in tre ore sarebbero 2.600.000. Perché a quel punto l'Europa è distrutta e la NATO lancia dagli Stati Uniti un attacco nucleare strategico con 600 testate e missili e la Russia si allerta e prima di perdere i suoi sistemi armati risponde lanciando missili da silos, veicoli e sottomarini e siamo arrivati ad altri 3.400.000